Buongiorno, sapete dove siamo? Vi faccio vedere. GF. Ma vi ricordate l'altra volta che ho fatto il vlog qua a casa tua che stavi facendo i capelli Ma adesi? è un'altra camera. Sì, ma c'era sempre il GF. La diretta. Cioè, raga. Cioè, ti rendi conto? Quest'anno abbiamo l'aggiunta, guardate. Su quel piccolo lettino che c'è. Dopo ve la faccio salutare. Ciao, saluta. Desi, saluta. No, non la riprendo, dai. No, dai, riprendo il piedino. Guardare la vuoi riprendere? No, ma non mi va di metterla su YouTube, dai. Oddio. Ragazzi, abbiamo il consenso di mamma cartigenica. Che figa che stai con quella carta igienica. E sta facendo la ninna. E doveva sputare il suo lattuccio, era doveva sputare. sbagliato. Siamo a pranzo fuori. Naturalmente cosa potevamo mangiare? Sushi. È il tuo primo sushi? Il mio primo sushi. Dai, ma ci vuoi raccontare qualcosa? Com'è la No, dai, vita? mi fa Dai, che mi fallo chiedono sempre sempre tutti di il tono. te. Ah, tu fammi le domande e ti rispondo di nascosto. Com'è la vita da mamma, dai? Molto bella. Molto Faticosa, bella. però bella. Ok, basta. Sì. Si sente un po' così. Adesso mangiamo, poi faccio vedere tutte le date che ci arrivano. Comunque non vi ho detto cosa vado a fare dopo. Due tatuaggi. Ah, ho detto. Questa pensa, mo so parlare con lei, sicuro. Sì, Due devo fare cosa tatuaggi, ragazzi, adesso te li all'improvviso. faccio vedere. A voi ve li faccio vedere dopo. Vai, dai, si mangia. Allora, sono appena stata dalla tatuatrice. Ci abbiamo messo un po' ma ce l'abbiamo fatta. Mi sto mangiando le Tic Tac perché sto tipo in super carenza di zuccheri dopo questa bellissima esperienza dolorosa. Però no, vabbè, sapete che io sopporto abbastanza, quindi ottimo. Non me l'ho fatto qui, potete già intravedere cosa sono. Ciglia finte. Naturalmente non c'è bisogno neanche che vi spieghi il significato. Adesso poi torno a casa e naturalmente lo lavo per farvi vedere bene. È tutto impellicolato. L'altro invece è sulla caviglia ed è molto personale come tatuaggio. Però poi ve lo faccio vedere. Poi adesso torno a casa perché comunque a una certa ora devo anche mettere il navigatore. Perché, raga, io sono negatissima con le strade. Quelle che faccio sempre, ok, ci posso arrivare, per il resto no. Quindi metto il navigatore e noi ci vediamo a casa. Che tra l'altro volevo farvi vedere a che punto, tra virgolette, siamo con i lavori. Perché abbiamo cominciato con la camera di mia sorella. Poi dovremmo fare la mia. Più o meno, dai, ci siamo. Tra l'altro oggi, primo giorno in cui rifaccio la full face. Proprio per quanto riguarda il trucco, vedete, con fondotinta. Insomma, solite cose, e devo dire che ha tenuto molto bene. Appunto, adesso ci appropinquiamo. Sono molto molto happy con la gente che passa e pensa che io sia pazza, ma ormai sono abituata. Eccoci qui, arrivati a casa. Ma lo vuoi dire che sei il soggetto del mio secondo tatuaggio? Adesso lo facciamo vedere. È felice. Non so neanche che cosa ho fatto, ma è felice lo stesso. Giorgia, no, non coprirti la faccia perché mi è diventata una profuga in camera mia, vedete? Scatoloni su Camera. scatoloni. Qui devo mettere a posto, guardate qui, i mobili di Giorgia smontati, scatoloni, scatoloni. E qui dentro c'è mio padre che sta facendo qualcosa, ma ho paura, sinceramente, ad aprirmi la No, sta porta. proprio qui. Ah, ok, dopo quindi lo facciamo vedere. Qui abbiamo altri mobili e non vi faccio vedere il piano di sotto che è un casino. Tra un pochino me li scarto, me li lavo, poi ve lo faccio vedere. E io devo ancora, sì, lo so, ancora. Aspettate, vi poggio qua con la mia bellissima magliettina. Guarda che bella questa magliettina. L'ho presa da Mango. Praticamente devo ancora vedermi coso, come si chiama? Grande Fratello, VIP, l'inizio, la prima puntata. E poi devo vedermi anche Pechino Express. Ma l'hai visto il video di Wush dove fa coming out in modo... Io tipo ero lì tipo... Ah, no! Cioè tu mi scrivi titolo clickbait e poi è vero! Sì, sta facendo qualcosa. E quindi sono rimasta tipo... Oh, Guardate I'm prima Pechino shocked. Express, però. Perché? È Sì, più bello? mi è piaciuto. Sì, comunque io ho visto la prima parte del Grande Fratello, l'entrata, una No, mosceria. Cioè uno dopo era l'altro, neanche il tempo bruttissimo. di farti capire chi era entrato, capito? Perché poi la maggior parte non si conoscono quest'anno. Cioè, quanti ne conosci? Tipo Ma quattro. secondo me è meglio col Grande Fratello normale. Esatto, è molto più Cioè, quello è quello divertente. normale. È Che molto più questi sono troppo... divertente.
Andato così. Sì, tra l'altro la mia camera, a parte il casino, ma come potete notare, una parte della carta da parati è già stata tolta. E poi, quando rifaremo la mia, cioè tipo tra 2 mesi... No, non è vero, dai, speriamo 2 settimane. Comunque, vi volevo fare una sorta di vlog room makeover. Cioè, proprio riprendervi giorno 1, giorno 2, tutti i vari passaggi. E poi, alla fine, dan, farò finalmente il room tour, perché me lo chiedete sempre. Io odio la mia camera, cioè no. Non la odio, però non è che mi piaccia tantissimo, quindi quando avrò la camera dei miei sogni ve la potrò finalmente far vedere. Ecco qui, torniamo nella mia vita, che appunto è stata la musa per il mio secondo tatuaggio, che poi adesso vi farò vedere. Dicevo, adesso devo andare giù perché mi devo andare a fare le zucchinine per stasera. Quindi vado a cucinare, però prima mi smonto tipo la faccia, i vestiti e tutto quanto. Niente raga, vi avevo detto che sarei andata a cucinare e che vi avrei fatto vedere il tatuaggio lavato e che mi sarei struccata soprattutto. Non ho fatto niente perché mi sono messa a vedere Pechino Express invece del GF. Se non l'avete mai visto dovete assolutamente vedere non solo questa edizione ma soprattutto l'edizione prima dove c'era Tina Cipollari. Cioè raga, quell'edizione penso sarà nella storia per sempre. E c'era anche di show, una cosa troppo simpatica, vi giuro. Adesso sto andando, quindi vi faccio vedere la cena di oggi. Questa è la mia cena. Sono un po' troppe le zucchine più che altro, però va bene. Giorgia, facci un assaggio alla MasterChef. Vai Giorgia, siamo pronti. Are we ready? Hai fatto... È una ripresa carina. Oh, è denuncio, eh. Faccio vedere una cosa che odiano le persone con gli occhiali. Oh, questo. Oddio, ho anche usato la Naked Hits. Vabbè, non fateci caso, mi sono truccata stamattina. E anzi, cioè, look at this shit. Oh, oh, la vedo un cane così. Ragazzi, sono salita su così vi faccio vedere la stanza di mia sorella, che appunto è questa. Non so se ve la ricordate, ma ve l'ho fatta vedere in qualche vlog. Adesso è tutta bianca, abbiamo tolto tutta la carta da parati, l'animaccia ce l'abbiamo messo tipo 3 giorni. Giorgio, che stai facendo? I mobili? Ma li sto segnando per domani. Quindi mio padre dovrebbe aver stuccato, sì. Vedete queste parti più chiare. E poi tra poco dovremo pitturare. Il tatuaggio ve lo faccio vedere così. Allora, le ciglia. Adesso praticamente è uscito tutto l'inchiostro nero, quindi sembra un pataccone di roba. Vedete, sembra un pataccone. Non fate caso neanche al buco dell'analisi. Comunque è uscito tutto l'inchiostro nero. E insomma, però ve l'ho più o meno fatto vedere prima. Mentre questo, a parte il fatto che si è gonfiato, questo è il tatuaggio. Ed è, come potete vedere, un tatuaggio per Gwenda. Vi faccio vedere. Spero si veda quanto è bello, più che altro. Proprio fatto stra bene. Non è grandissimo. Ed è appunto sulla caviglia esterna. Ed è troppo puccioso. Cioè raga, io spero si possa vedere che non è troppo impastricciato o cose. Ma sono innamoratissima. Tupini. Sentite come fischiano. Guardate quando mi vedono. Soprattutto con una ciotola a mano. Visto che mi chiedete sempre dei topini, adesso ve li faccio vedere. Ciao puzzolo. Allora, mamma ti dà un finocchietto. Chi se lo prende? Ok, Elijah. Aspetta, Klaus, non te lo do pure a te. No, te li do l'insalata, vai. Vedete come sono diventati bravi adesso? Non so se vi ricordate all'inizio che praticamente non... neanche si avvicinavano, adesso escono addirittura. Poi devo rimettergli anche la paglietta e rimettere a posto la casetta che la spostano. Visto che molto spesso mi chiedete: ma i topini ce l'hai ancora? Dove sono? Li fai vedere mai? Ecco, li ho fatti anche vedere. Però adesso apro un po' la finestra perché fa caldo. E soprattutto, cosa più importante, mi strucco. Comunque, visto che sono sicura al tipo 80% che mi chiederete dove ho fatto questi tatuaggi, vi metto nella solita postazione chiacchiera. L'ho fatti da una ragazza che ho avuto anche il piacere di incontrare di persona prima che mi facesse tatuaggi ai Nyx Face Awards. Lei si chiama Gaia, però in arte insomma si chiama Grace Morgan. E vedete, ha appena caricato la foto del tatuaggio, così si vede bene. Poi lei è bravissima, cioè guardate gli occhi. Questo è il suo nick, se la volete andare a vedere i suoi lavori. Io li ho pagati
audio, tutto è regolare. Tra l'altro questo vlog io lo editerò domani e lo caricherò anche domani. Quindi oggi è il 14, domani sarà il 15 quando lo vedrete. Prima di terminare questo vlog volevo farvi vedere le cose che mi sono arrivate da Shein ultimamente. E devo essere sincera, questa volta mi ha proprio deluso. Tanto, tanto, tanto. Infatti sono rimasta tipo... E vi faccio vedere. Allora, prima cosa che mi è arrivata è questa gonna di jeans. Mista è tutto ed è nera, così insomma classica. La cosa purtroppo è il tessuto. Cioè raga, un tessuto di una scomodità immensa. E mi dispiace un sacco. Poi per il resto è fatta carina tutto quanto. Però vabbè, ogni tanto si prende una sola, no? Però ce ne ho altre due di cose che... In realtà no, forse una cosa mi piaceva, ma il tessuto puzza da morire e ve la faccio vedere. È questo maglioncino che è mezzo crop top, insomma un po' aderente, sempre tutto nero, con il collo così al lupetto, non so come si chiama, insomma fatto a costine, vedete, tutto così. Ed ha la particolarità di avere le maniche con tutti questi volant. È fighissimo. C'è una puzza di chimico. Vi giuro, non mi è mai successo. Ed è infatti è una cosa stranissima. E ultima cosa, calzano malissimo. Sembra di avere addosso un sacchetto della spazzatura. Sono questi shorts che io pensavo fossero fighi, perché dal sito non si vede che sono di questo tessuto mezzo lucidino a vita alta con l'elastico in vita. L'unica cosa è che voi me li mettete e poi vi rimane questa cosa così sparata sul fianco, cioè non è che scende un po' dolce, no? E quindi sembra che avete i fianchi ancora più larghi. Orribile. Aveva anche la sua cintina, praticamente non mi è arrivata la cintina. Mi dispiace un sacco perché sapete quanto apprezzo Shein, però stavolta non ci siamo. Comunque detto questo, io spero il vlog vi abbia tenuto compagnia. Se vi va seguitemi sui social che vi lascio qua sotto, iscrivetevi mi raccomando e attivate la campanellina perché è fondamentale, così non vi perdete neanche una news, neanche un video. Vi mando un grosso bacio, adesso mi vado finalmente a struccare e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!